Gris, hai mai pensato di cambiare arredamento? Della Mantis? Perché dovrei? Giusto qualche quadro appeso alle pareti, qualcosa di diverso. Da quando ti piace l'arte? Mi è sempre piaciuta. Da giovane studiavo nel dettaglio tutte quelle che trovavo negli archivi Jedi. Poi le commentavi? Le ammiravo. E in veste di cercatrice ne ho vista qualcuna dal vivo. La galassia era piena di civiltà diverse, ognuna con il proprio stile artistico. Ne ero estasiata. Atterriamo, vieni a sederti. Ditemi che non forzeremo quel blocco. Soltanto se non ci resta altra scelta. Il transponder della Mantis ora trasmette segnali imperiali. Ehi, Gris! Sì. Alimentazione al minimo e non strafare. Come su Bracca? Che sarà mai? Se mi serve il tuo aiuto, te lo chiedo. E ora tieni gli occhi sullo scanner. Sì. Ce la fai? Sì. Bene. Io non vedo niente. Stanno cercando qualcosa in superficie. Via libera. Cos'è successo? L'impero sta divorando le risorse naturali di Kashyyyk. I Wookiee sono stati schiavizzati o esiliati. Oh, ci è mancato poco, ragazzo! Non dovevi tenere d'occhio i monitor! Guerriglieri, i Wookiee e gli stranieri tendono un'imboscata a un convoglio imperiale. Hanno dei camminatori in arrivo. Forse Tarful è con loro. Tarful potrebbe essere dovunque, anche morto e sepolto, che è la fine che faremo anche noi se ci infiliamo in mezzo alla battaglia. Non ci rimangono altre opzioni e moriranno se non li aiutiamo. Che cosa hai in mente? Sabotaggio. Su Bracca demolivo camminatori. Ne dirotterò uno. Ma sentilo il ragazzo, si crede ancora nelle guerre dei cloni. Capitano, avviciniamoci ai camminatori. Che cosa? Sta a sentire. Quei camminatori servono anche da trasporto truppe. Quando entri, fai molta attenzione. Ed ecco che entra in scena Gris il mitico! Ehi, fammi un favore. Cerca di sopravvivere. Lo aggiungerò al piano. Se hai deciso di saltare, fallo adesso, ragazzo! Pronto a nuotare, BD? Woohoo! Pronto? Ah! Chissà come si entra. Sì, provo con la zappa. Bene, e adesso? Manca poco! Dobbiamo proseguire!
Saliamo in cima! Per schiacciare gli insorti. Avanziamo! Agli ordini! Non posso credere che abbia funzionato. Va bene, rallenta. Rapporto, cosa succede laggiù? Stai violando il protocollo imperiale. Puoi far star zitto quel tizio? Arrenditi o non... Meglio. Al lavoro! Sono molti lati. E come? Problema risolto. Chi sei? Qualcuno che ha appena rimediato una TAT. E tu chi sei? Uno che farà impazzire l'impero. Avanziamo verso quella piattaforma imperiale. Un aiuto fa comodo. Ricevuto. Facciamogli arrabbiare ancora di più. Vieni addosso. Vuoi fare qualcosa? Tieniti! Reggiti forte, PD! Bene. E tu? No, non lo rifaremo. Hai distrutto un camminatore nuovo di zecca. Come ti chiami? Cal Kestis. So Guerrera. Che ci fai su Kashyyyk? Cerco una persona. Tu che ci fai qui? Sono qui con i miei compagni per sabotare i rifornimenti imperiali. Ehi! Allora, chi è che sta cercando? Un capo tribù Wookiee di nome Tarful. È impossibile trovare Tarful. Non è un caso che sia sfuggito all'impero così a lungo. È un guerrigliero. Lui è il guerrigliero. Un simbolo della resistenza Wookiee che attacca l'impero dalle terre buie. Sir, Gris, lui è so. Come va? Perché cerchi Tarful? Faccende da Jedi. I Jedi sono estinti. Non tutti. L'hai rubata un cadavere? L'ho ricevuta dal mio maestro. Questa piattaforma serve a una raffineria imperiale in cui lavorano schiavi Wookiee. A quanto pare, fra gli schiavi ci sono anche dei guerrieri. Devo aiutarli.
Forse sanno come contattare Tarful. Sì, è possibile. Un minuto, aspetta un attimo. La Mantis è un gioiello, una splendida nave con un pilota eccellente, ma non è fatta per il supporto ravvicinato. Noi staremo qui a monitorare le trasmissioni imperiali. Forse intercetteremo delle richieste d'aiuto. Ve ne sono grato. Vado in nuova scoperta con i miei uomini a preparare l'attacco. Raggiungici appena puoi. Andiamo! Ehi, un banco da lavoro! Va bene, controllo. Bravo! Quanta corrente puoi scaricare? Con il trasformatore manderai in corto la tecnologia imperiale. Ehi, più avanti c'è una raffineria di linfa imperiale. Che cosa se ne fa l'impero della linfa? Niente di buono. Raffinano la linfa per estrarne un composto e si affrettano ad aumentare la produzione. Dobbiamo fermarli. Questo è il piano. Non conosciamo il loro obiettivo, ma si sono dispersi. Abbiamo trovato una mappa che lo prova. Ecco a te, amico. Queste raffinerie sono anche campi di prigionia. Useremo le tagliatrici per creare un diversivo, mentre tu, con l'aiuto della tua spada laser, liberi i Wookiee. Ci serve il loro aiuto per distruggere l'impero. Ricevuto. Fa attenzione là dentro. Sentito, gli serve il mio aiuto. Andiamo, amico. Strettino, NVD. Con le otte di fiamma, dalle pareti! Colpiamo il nido! Vuoi proprio collegarti a quest'affare? Bene! Una scorciatoia. Ecco perché volevi spostarlo. Tu non avevi idea che ci fosse. Volevi accendere la tagliatrice. Ehi. Siamo qui per liberarti. Non sei solo. Contatto nemico, preparati. Senza valore, trauma inflitto. Che eventi hai?
felice di aiutare. Pronti a combattere gli imperiali? Aiutiamo questi Wookiee a tornare a combattere. Ottimo lavoro, Jedi. Tenete il piede. Rossa inaspettata. Ci è mancato poco. Ce l'hai fatta! I Wookiee sono liberi! Vai sul tetto! Jedi! Non riusciamo a perforare quella corazza! Ci siamo! Ascoltate! Questi sono stati anni molto duri. Abbiamo perso compagni, amici, familiari, per via dell'impero. Tempi oscuri. Eppure il fuoco è ancora vivo. La speranza è ancora viva. E i Jedi non sono ancora estinti. Noi non siamo ancora estinti. Kashyyyk non è stato ancora conquistato. Per la causa! Hai visto quel che ha fatto l'impero a Kashyyyk? Queste storie si stanno ripetendo in tutta la galassia. Ai miei partigiani un Jedi farebbe molto comodo. Sono onorato, ma non posso abbandonare la mia missione. Non ancora. L'offerta è sempre valida. Tienilo a mente. Cal, io sono Mari Kosan. Lui è il comandante Choysik. Scusa, ma non ho capito. Choysik dice che troverete Tarful e garantirà per te. Credi che sia ancora vivo? Abbi fiducia. Ci terremo in contatto. Per la causa. La nostra prossima meta? Segui l'istinto. Si torna su Zeffo. Forse l'impero ha trovato una tomba a Zeffo. Non dobbiamo perdere tempo. Oh, peccato. C'era un bel giro di scommesse tra i guerrieri di So. Dei crediti extra non guasterebbero. Scommesse? Usa la testa. Prima o poi, gli Axion ti prenderanno. Ah, quei selvaggi! Potrei sentirli da un parsec. Le tue scommesse non devono crearci altri problemi con organizzazioni criminali. Hai ragione, lo so. Volevo solo scaricare un po' di stress per una volta. Comunque non sarà un problema. Fa parte del passato. Bene, ragazzo, siediti. Siamo arrivati. Facendo sul serio. Siete al sicuro? Tu pensa alla missione. Noi penseremo a non farci individuare. Ce la faremo. Non me l'aspettavo.
È una statua Zeffo gigante. Pensavo di trovarci qualcosa degli Zeffo. Un braccio connettore. Sì, hai ragione. Penso di poter sostituire il tuo con questo. Ti do una sistemata. Come? Vuoi fare una prova? Sir, un trasporto sta partendo dalla base imperiale. L'ho sentito. Vogliono portare i manufatti Zeffo su Coruscant. Allora... L'imperatore è interessato a Zeffo? Forse. Sai qualche barzelletta, BD? Non lo so. Perché? Simpatica. All'interno del loro scavo deve esserci qualche informazione, no? Sei il solito ottimista. Grazie, amico. Il nemico è veloce. Non sbaglierò. Ce l'hai fatta! Non puoi nulla contro di me. Un colpo di striscio. Arriveranno gli inquisitori? Possibile, ma siamo lontani da Bracca. Forse si limiteranno i soldati epuratori. Oppure preferiscono aspettarti al varco. Attento. Tracce della tomba? No, l'impero ha aumentato la sicurezza. Concentrati. Abbi cura di lui, BD. Ok, cercheremo ancora. Ehi, Gris, hai da fare? Beh, volevo controllare... No, non ho da fare, mai. Allora, serve qualcosa? Qui ci sono due navi precipitate. A quanto pare, non sei l'unico pilota ad avere avuto problemi con il vento. Ehi, te ne accorgi solo adesso? Dove sei stato finora? Ovvio che sono il numero uno. Sì, certo. Volevo solo ringraziarti. Oh, sei davvero gentile, ragazzo. Adesso devo andare a fare una cosa. Beh, ciao. Credo che siamo vicini. Me lo sento, come qualcosa sullo stomaco. E non è la cucina di Gris. È un fastidio sempre più forte. Più ci avviciniamo, più aumenta. Purtroppo niente di buono. Ti va di risalire le funi? Questo motore dovrebbe andare. Che te ne pare? Cal Kestis, sei prevedibile. Oh sì, conosco il tuo nome, il tuo passato. E soprattutto, io so di Cordova. Dimmi, dov'è che Cordova ha nascosto l'Holocron? Eccellente! Sanguini proprio come gli altri. Niente da dire. Non puoi vincere, Rastin. Niente di grave. Stai imparando. Non sei al livello dell'ultimo apprendista di Sir, ma sei passabile. Hai tenuto il conto. Strano che non te l'abbia detto. Sir non è brava a mantenere i segreti.
E la conosce così bene, Lei era debole e ha ceduto alle torture imperiali. Ha svelato il nascondiglio della sua ingenua Padawan. Non mi avrebbero mai trovata. Non fosse stato per lei, mi ha tradita. Sei Trilla. In carne e ossa. Non lascerò che mi manipoli. Ne sei così sicuro? Dovendo scegliere tra proteggere se stessa o la sua Padawan, ha scelto se stessa. Lo farà anche con te. Beh, me la caverò. Sei pronto a correre questo rischio? C'è grande oscurità nella tua nuova maestra. Il suo sguardo, quando ha visto cosa mi avevano fatto, come sono adesso, è cambiata, rivelando la sua vera natura. Ha ceduto al lato oscuro. Si è tagliata fuori dalla forza. Oh! Quanto ci metterà a crollare e a tradire anche te? Sarà sicuro averla al tuo fianco quando troverai l'Holocron? Cosa direbbe Jarotapal? Non hai il diritto di menzionare il suo nome! Mi chiedo cosa penserebbe se vedesse il suo Padawan ora, rintanato nell'ombra con una traditrice, permettendole di accedere a una schiera di allievi impressionati. No! Non li toccherà nessuno! Un tempo lo pensavo anch'io.